Il Consiglio regionale dello scorso fine settimana ha deliberato la prima iniezione di stanziamenti all'emergenza alluvione con un assestamento di bilancio dal quale sono stati ricavati 21 milioni e mezzo di euro. 15 di questi sono per la manutenzione pluriennale dei fiumi, gli altri per la ripartenza economica dei territori. Agevolazioni per accesso al credito, ma per chi amministra i territori serve altro. Servono contributi a fondo perduto per poter immaginare una ripresa da territori in ginocchio, come nel caso esternato dal comune di Cantiano. Noi abbiamo appreso di questa importante comunque opera di supporto in una fase post emergenziale, però credo che quanto fatto ancora non sia sufficiente o perlomeno non è sufficiente per territori come il mio, in cui oltre ai danni drammatici subiti al patrimonio pubblico legati all'alluvione è stato completamente distrutto il tessuto socio-economico del paese, perché la particolarità di Cantiano, ahimè, è quella di avere infatti avuto le esondazioni nei punti nevralgici dell'economia del paese, quindi l'intero centro storico e l'intera area industriale. Quindi il meccanismo di rilancio in questa fase richiederebbe anche un aiuto sostanziale, rapido, anche in termini di contributi a fondo perduto, perché capirete che il fare impresa in territori delle aree interne è già di per sé impresa ardua. Dopo un evento del genere, l'idea di poter trovare in ulteriore indebitamento la via d'uscita a una situazione di questo genere credo che non sia alle aspettative da parte delle attività economiche del paese. Quindi io credo che in questa fase si giochi anche la tenuta sociale, la tenuta anche psicologica di chi oggi ha una piccola attività in un borgo come Cantiano, ed è per questo che abbiamo chiesto di poter mettere in campo anche delle iniezioni di fiducia in termini di contributi a fondo perduto che possano intanto far propendere per cimentarsi di nuovo nella riapertura della propria attività, a cui magari aggiungere in una fase però successiva le altre misure che la Regione ed altri enti hanno messo in campo in termini di facilitazione dell'accesso al credito. Istanze che Cantiano sta stilando in prospettiva del Consiglio regionale monotematico sull'alluvione calendarizzato ad Ancona per l'11 ottobre. Istanze che lo stesso Piccini ha già esternato alla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri, in visita nel comune alle pendici del Catria. Noi sarà tra l'altro nostra intenzione formalizzare in una nota indirizzata chiaramente all'organo di governo, quindi alla giunta, all'attuale maggioranza, ma estesa a tutti i consiglieri regionali, quelle che potrebbero essere le aspettative, quindi le istanze che un territorio come il mio gradirebbe come fase di supporto e di vicinanza istituzionale legata al rilancio dell'attività economica del paese, proprio perché un evento del genere non ha colori politici. Quindi di fronte a un'emergenza del genere noi chiamiamo in causa la responsabilità di chi amministra a vari livelli istituzionali, chiedendo di fare il possibile rispetto al proprio ruolo. Quindi oltre l'appartenenza politica, oltre il colore, in questa fase c'è bisogno di un atto di sintesi che risponda però alle aspettative pragmatiche di territori montani.